Ecco qua gli ingredienti per andare a preparare gli hamburger. Ovviamente abbiamo bisogno di carne macinata di vitello con sale e pepe, quindi è condita. Bacon, pomodoro, cipolla, io in questo caso userò lo scalogno, mi piace di più. Cetriolini sott'aceto che ho affettato, della lattuga, potete usare tutti i tipi di insalata che volete. Poi andrò ad utilizzare uova, formaggio che sto facendo già sciogliere, così andiamo poi a metterlo nella nostra bellissima carne. E abbiamo bisogno anche di varie salse, come questa salsa al tabasco, sriracha, maionese, ketchup, miele, senape. Ovviamente abbiamo bisogno anche di sale e pepe. E i panini io andrò ad utilizzare questi qui. Allora, per prima cosa mettiamo qui su nel grill l'hamburger, poi andiamo a mettere il bacon e infine facciamo l'uovo. Mettiamo tutto sul panino. Il panino potete tostarlo qui oppure lo potete tostare in una padella o in un tostapani. Prima prepariamo la salsa, come piace a me. La piastra è antiaderente. Se volete la recensione di questo prodotto la troverete già nel canale. Nell'info box che si apre qui sotto, nel titolo, vi lascerò già il link. Allora, in questa ciotolina vado a mettere un cucchiaino di senape, proprio poca. Ovviamente se vi piace la senape potete mettere un cucchiaio, però. Dopodiché vado ad aggiungere 2 cucchiai abbondanti di maionese, così 2 abbondanti. E uno di ketchup, così infine aggiungo un cucchiaino abbondante di miele e iniziamo a mescolare il tutto in questa maniera. A questo punto possiamo aggiungere il tabasco, questo qui. Mettiamo ovviamente in base ai vostri gusti, ricordatevi che è piccantissimo, come piace a me. E andiamo a mescolare il tutto. Infine aggiungo, oh mamma che bel rosso, aggiungo i cetriolini tagliati a pezzettini. Così loro si prenderanno di gusto e di sapore. Guardate qui la carne come frigge col suo stesso grasso e il formaggio. Ovviamente l'ho messo più basso perché voglio andarla a mettere quando ovviamente tutto è cotto. Con la spatolina vado a spostare, a fare spazio. E qui aggiungo la cipolla o lo scalogno, se avete scelto lo scalogno. Non lo vado a cucinare molto, lo vado soltanto ad appassire. Mi piace quella croccantezza che lui ha, appunto. Quindi diciamo che lo vado soltanto a far insaporire con il grasso dell'hamburger. Vi consiglio anche, per una buonissima ricetta, di usare della salsiccia. Togliete il budello. Che anziché fare l'hamburger con la carne di vitello, potete fare con la carne di maiale. Bella succosa, come piace a me. La cipolla, un altro pochino, la tolgo via. Nel grasso che si è creato, vado a mettere anche il pane e lo tosto per qualche minuto. Nel frattempo ho avvicinato di nuovo il formaggio che sta fondendo, che bello. E poi siamo pronti per assemblare il nostro hamburger. Pane tostato alla perfezione, manca solo il bacon, l'uovo, che sono gli ultimi ingredienti che vado a mettere così da averli belli freschi. E andiamo a vedere anche come si prepara l'uovo e il bacon. Mentre è tutto caldo, con il grasso stesso dell'hamburger, mettiamo il bacon qualche secondo perché non lo voglio troppo bruciato. Guardate lui come si sta distendendo. E poi lo possiamo togliere.
occasione che facciamolo rotolare un po'. Le piccole palettine sono anche comode per andare a girare i vari ingredienti. Andiamo a fare la prova dell'uovo. Quindi prendiamo l'uovo e lo mettiamo qua. E voilà. E aspettiamo che si cucini. Aggiungiamo un pochino di sale e via. Eccoci qua, come vedete l'uovo è quasi pronto. A me, vi dico la verità, il tuorlo mi piace cotto, quindi vado a girare l'uovo. Spero di non fare danno perché qua è un po' difficile, però guardate qua com'è staccato, cioè è veramente fantastico perché è super antiaderente, vedete? Con un po' di pazienza, aiuto, lo giriamo e voilà. A me l'uovo proprio piace così. A me quando devo mangiare solo l'uovo mi piace che metto sale, pepe, origano e sopra una manciata di formaggio. Comunque faccio cucinare un pochino questo tuorlo e poi lo premo leggermente in modo che lui si scassa, come si dice da noi, si rompe e esce un pochino di giallo fuori, vedete, così. Amo l'uovo, l'uovo fatto così con sale, pepe e tanto origano, lo adoro. Voilà, così, bello, si è scassato, favoloso. E pronti per andare ad assemblare l'hamburger. Eccoci qua, allora mettiamo il nostro piattino qui, andiamo a prendere il nostro formaggio, mettiamolo prima basso e poi così. Wow, che bello, stava già cadendo. Momento, mettiamoci più qua perché non mi voglio bruciare. Alziamo questo e così. Questo qua lo giriamo così lui si ferma. Guardate come cola tutto l'olio. Oh mamma, si è fatta la crosticina croccantissima. Mamma mia, che bontà che ci abbiamo qua. Guardate, guardate, guardate. Favoloso, guardate. Diciamo che cos'è? Fumato. Formato sotto. Ne mettiamo un po' e l'altro lo mettiamo dopo. Quindi ho messo l'hamburger, metto l'uovo. Ricordiamoci della salsa, io metto abbondante salsa, metto un po' di insalata come pomodoro, un po' di lattuga, il bacon, così, la mia amata cipolla. E per chiudere in bellezza prendo l'altra estremità del pane, ci vado a mettere la salsa, così, e poi vado a chiudere, così, e questo è il mio hamburger. Ecco a voi la versione del mio hamburger con il cheese grill. Nell'info box troverete il link per acquistarlo.